Mi sono sempre sentita cullata da questa voce che per noi siciliani è familiare, perché è una voce forte, una voce carnale, è una voce profonda, quasi rara per le donne. Rosa era una femmina con questa vociazza che faceva tremare proprio i vetri senza bisogno di amplificazione. Chissà perché, creavo una sorta di legame tra Rosa Balistreri e quel mondo che era Janis Joplin, Aretha Franklin, quasi come se avessero la stessa tecnica. Alla fine blues era quello che cantava Rosa. E ti scrivi di sta strage, ci volessi un romanziere, sta chitarra un sape piange, maledetto sto mestiere. E li morti sono vivi, li toccati culi mano, Giuliano. Lei svolgeva, diciamo, anche una funzione sociale attraverso la musica, cioè di protesta, di malcontento, cioè era proprio la voce del popolo anche in questo senso. Tu sei nata, Rosa? Io sono nata a Lecata, Achille. Lecata è provincia di Agrigento, ed è a 42 km di Dove è Agrigento. nato Pirandello? Sì, dove è nato Pirandello? Vicino a Agrigento, a 20 km, c'è Racalmuto, che io feci una festa, veramente una bella festa, dove tutti i contadini, tutta la gente del popolo erano tutti felici. Lei ebbe un rapporto contraddittorio con la sua città natale, però era un rapporto contraddittorio di una figlia con una madre. Lei cantò sempre la sua città natale, alla fine. Cioè, come dice Emma Dante, la sua città natale, la sua Sicilia, ha sempre scritto la sua musica. Terra non senti, non vuoi capire, non dici niente, vedendomi morire. Terra non senti, vuoi partire, e non dici falli tornare. Le sue origini non sono tra le più fortunate da un punto di vista, insomma, proviene da una vita di disagi, indossò il primo paio di scarpe, insomma, no, molto tardi. Io ricordo che avevo 9 anni, 10 anni, così, e mio padre la mattina, spesse volte, mi veniva a svegliare alle 3 di notte, però me lo diceva un modo. Mi diceva: Rosina, vuoi venire papà con me in campagna? Andiamo a cogliere le spighe. E se andava in campagna, a volte senza neanche il pane perché non ce se ne aveva. Dopo, fortunate a trovare queste spighe, si facevano 40-50 km a piede con il sacco in collo. La gente si stupisce perché ti chiamo mamma, anche se per l'anagrafe sei stata mia nonna. Ma siamo cresciuti insieme. Ti sei sempre presa cura di me come un figlio. Veramente ti sei presa cura di tutti tu, di tuo fratello che aveva bisogno di te anche solo per stare in piedi, dei tuoi genitori contadini, delle tue 3 sorelle. Maria sembrava felice con voi a Firenze. Ma per suo marito era troppo lontana. E all'ennesimo rifiuto di tornare in Sicilia la rabbia esplodeva. E la morte di Maria è diventata una delle storie che cantavi. Questa è la storia vera, la storia di me solo e lo dolore di mia madre. A pelo granchiando l'occhio suo sono sicchi, sicchi come la mia terra, la terra delicata. Paesi da provincia,
cosa mi piace di Rosa, non è remissiva, non è una donna che subisce. Assiste all'uccisione della sorella, un femminicidio. E si ribella con la forza, con quello che ha, con la forza della propria voce, con il suo pensiero, e questa voce supera le barriere culturali e sopravvive anche al suo corpo.